Il processo Berlusconi. Riguardo alle accuse di prostituzione minorile, riparte con il nostro premier che è da imputato non più presidente, quindi insomma, da deputato, e ci sarà una sfilata di VIP, caro Carlo Brandini Dini, stamani in tribunale. Rubi, tutte le ragazze che frequentavano Arcore, tra l'altro hanno detto che si sono l'unica cosa che gli dispiace a queste ragazze è che non possono prendere parte al presepe vivente che di solito si faceva ad Arcore, dove loro facevano la pecorina, ognuna di loro faceva la pecorina, le più brave potevano fare la vacca. C'era Emilio Ferri faceva il somaro, però continuava anche dopo il 7 gennaio. Ma stamani che hai fatto? No, una serie di battute eclatanti, dovresti ridere da morire. Madonna, ma stamani si è partito proprio in tromba. Vai, andiamo a Arezzo. Allora, Allora, andiamo a andiamo a Arezzo, ho parlato del Rubio, ho Vai, parlato su, Arezzo vai, te, no, vai, dopo vai, stasera se su, ne va. vai. È il processo Rudy, questo qui. Rudy. Rubi! Ma capisci stamani, via, no, non ci siamo. Il processo Rubi. Ha una valenza perché lì dimostra che quando c'era Berlusconi si scopava anche. Ora invece siamo tutti tecnici e quindi non si fa più niente. Comunque Passera c'è, un Zadopra, ma No, Passera c'è. ma Berlusconi aveva la gnocca. Ecco, Berlusconi aveva la gnocca, questa passa. E quindi, e Ok, questo processo a me non me ne frega proprio niente, niente, niente perché Berlusconi non c'è più. E le sue serate le poteva passare come gli pare, certo, come presidente del consiglio se doveva un pochino riguardare, visto che insomma anche tanti miei amici sposati si riguardano, non ho capito perché lui si doveva riguardare. E quindi io sono in attesa che dei sviluppi. gli sviluppi, perché sono sviluppi che mi interessano da morire. Bene, ti mando il Franchini la prossima Tata, a me non settimana. mi tocca niente, io ho fatto un'indagine, non mi tocca niente, niente, niente. Poi invece Allora, c'è Arezzo, il processo d'Arezzo, quello mi interessa esatto, più. quello a Lucherini. A Lucherini c'è interessa più. Perché ti interessa? Mi interessa perché è la mia città, perché ha segnato un punto negativo nella storia di Arezzo, perché secondo me siamo nei casini anche grazie a loro, grazie a questa banda del buco e quindi. Se no, veramente potevano governare 50 anni, ma evidentemente non Però potevano. c'è una notizia eclatante, che Fanfani doveva andare nel nuovo governo, gli ha Sì, detto di è vero, no. te l'hai saputo, sì. Franceschini la voleva in Sì, tutti i sì. modi e lui Sgalanci si è Sì, aggrappolato sì, sì. alla porta del Sì, comune. invece Giannotti gli ha detto di no anche lui e si è Sì. sgretolato per quel Tutto, murito. tutto, Poi tutto. Ma Fanfani, ma lo sai la perché lo. Sestini ha detto di no, lo Anche sapevi. lei, La sì, anche la anche lei. Sestina ha detto Ma di sai perché no. lo volevano Fanfani? Sì. Perché hanno saputo che taglia tutti quei nastri Sì. e gli facevano tagliare il pollo alle scene, Ah, visto con le ah, forze. okay. Non è facile Questa è tagliare il pollo, bella però. perché Questa è bella. quando arrivi al Cudirone del pollo c'è il boccone del prete e lui, essendo un vecchio democristiano, li sa, il boccone del prete lo sa preparare. Insomma, lo chiamavano per quello. Insomma, sotto noi ora non c'ha problemi. Qui si continua a dire non si vuole politici e qui i giornali dicono tutti i politici che rientrano, ma credo solo Quindi ad oggi Arezzo. c'è questo processo di Variantopoli, Mancini, l'ex presidente dell'Arezzo, a giudizio per falso Però sponsor. Gazze Mancini, se tocca anche la cacca qui lo rinviano a giudizio. Lui pida, è rinviato a giudizio. Fa colazione e lo Lui. rinviano a giudizio. D'altra parte è meglio lui che in galera è stato bene, si è fatto la barba, si è lavato i denti, insomma, meglio di lui. Uno normale va in galera, ci muoia dopo un giorno e mezzo, lui. C'è moglie, Ci cioè, muore. poi voglio dire, no, ora lo risenti, che va No, indietro col mouse e noi qui siamo sul web, non è che qui col mouse va indietro, c'è senti, moglie. se c'è il web vado via io, perché in trezzo può essere. Vabbè, come faccio a fare un programma con un topo che dice moglie? Sì, hai ragione, anzi, Allora saluta, su, interrompiamo, bravo. salutiamo tutti. No. Ma ci manca che tu dica ci si leva dai coglioni, No, io lo sai che non le Dai dico le testicoli, parole. dalle Ora gonadi, comincia a su. pigliare il tuo Va giornale, perché ogni bene, volta che vieni mi manca il ok. Va giornale. bene.
Comunque, noi siamo contenti e... Ah, c'è da dire che la prossima settimana noi giriamo un programma importante alla Torretta. Alla Torretta. Quindi bravo. Giovedì 1, sì. Noi siamo a girare un programma così. C'è lui, il figlio, la nipote, tutta la famiglia coinvolta, sì. E il Capitani si racconterà l'Arezzo degli anni 60, c'è vista dal lato di gente che non faceva un cazzo, che aveva i soldi, che, capito? No, sì. Gente che ha patito. Sì, ma non si è mai preciso fino a fondo, perché è vero che nel 60, ma non è che questa gente nel 70 faceva di più, faceva come nel 60, faceva una sega neanche ma nel 68. Poi nell'80 uguale. Ma lui il 68, sapete come l'ha vissuto? Tutti erano nel 68 a lottare in piazza. Lui aspettava il 69, gli interessava quello lì. Sì, quell'anno non mi passava mai. A presto, grazie di tutto, grazie.